La seconda serata di Sanremo Giovani, video, ha sancito il trionfo dell'italo-egiziano Mahmoud. Dopo aver incassato il premio della critica, il 26enne ha conquistato il pass, con il brano Gioventù Bruciata, per partecipare al Festival di Sanremo 2019 dal 5 al 9 febbraio. Posto d'onore per il gruppo La Rua nonostante l'ottimo risultato al televoto determinante per il 30%. Da rilevare che gli artisti in gara venivano valutati anche dalla commissione musicale guidata da Claudio Baglioni, peso percentuale del 40%, e dalla giuria degli esperti 30% composta da Fiorella Mannoia, Annalisa, Luca Barbarossa, Paolo Cessisoglu e Luca Bizzarri. Sul podio anche Nivim, che con gli altri due artisti prenderà parte ad un lungo tour mondiale da Tokyo a Toronto passando per Sydney. Incredulo ed emozionato il vincitore. Non ci credo, non me l'aspettavo per niente, meglio che non parlo se no dico cavolate, ha affermato il giovane dopo essere stato stuzzicato da Pippo Baudo, conduttore con Fabio Rovazzi della rassegna Canora. La gioia del 26enne Non ci credo Mahmoud è il nome d'arte di Alessandro Mahmoud, nato a Milano nel 1992 da madre italiana origini sarde e padre egiziano. Nel corso del video di presentazione il cantante ha raccontato come si è avvicinato al mondo della musica. Ricordo che mamma metteva sempre le canzoni di Lucio Battisti mentre con papà ascoltavo musica egiziana in auto. Il 26enne ha riferito di aver sempre seguito il Festival della Canzone Italiana. Sanremo fa parte della mia cultura televisiva e con mia madre sceglievamo il nostro brano preferito. Folgorato dalla musica di Paolo Conte, il giovane ha raccontato di aver iniziato ad ascoltare musica italiana a 16 anni. Mahmoud non ha dimenticato le sue origini e, come evidenziato da Baudo, il testo con il quale ha vinto la seconda serata di Sanremo Giovani presentava diversi richiami al territorio egiziano. Sono stato due volte in Egitto, ma quei luoghi ce l'ho sempre nel cuore e nella testa. Nel corso della serata l'artista ha ricevuto gli elogi di Annalisa a una voce pazzesca e di Luca Barbarossa. Quando lo sento cantare avverto un brivido. Rividi l'esibizione del vincitore della seconda serata di Cancelletto Sanremo Giovani chiocciola Mahmoud sottolineatura music su chiocciola RaiPlay indice verso destra https://t.co/qg1termc Cancelletto Sanremo 2019 pic.twitter.com/g9e5wt Festival di Sanremo chiocciola Sanremo Rai 21 dicembre 2018 Mahmoud, le collaborazioni con Bravi e Fabri Fibra. Nessun rito scaramantico per Mahmoud, che ha scherzosamente affermato che prima di esibirsi diventa cadaverico per l'emozione e sembra un membro della famiglia Adams. La vittoria dell'italo-egiziano è stata salutata con entusiasmo anche da Simona Ventura via social. La conduttrice televisiva l'aveva scelto per la categoria Under in occasione di X Factor, video, 2012, ma il suo cammino si interruppe al termine della terza puntata dei Live. Successivamente Mahmoud ha collaborato con Fabri Fibra e Michele Bravi ed ha co-firmato brani di successo come Nero Bali oltre che testi del nuovo album di Marco Mengoni. Nel 2015 aveva vinto Area Sanremo ed aveva preso parte con Dimentica, nella sezione Nuove Proposte, a Sanremo 2016. Ecco i campioni di Cancelletto Sanremo 2019. Ci vediamo a febbraio su chiocciolarai1pic.twitter.com/xitotfgtfts. Festival.